Bene, si riprende a lavorare. C'ho una tuta veramente fosforescente che... Questa è veramente anche molto comoda se ti succedesse qualcosa di notte, almeno te la metti e stai sulla strada. Dobbiamo girare il camion, adesso ci aiuteranno con il muletto a tirare giù la parte, così poi la potremo lavorare e sabbiare, verniciare. Qui nel frattempo ho riposto tutti i nostri filtri, le cose che ho di ricambio, le ho messe già qua da parte, così cominciamo anche un po' a sistemare. Pian piano sistemiamo tutte le cose che abbiamo in giro. Facciamo scaldare un po' Valentino. Già la mattina potrebbe essere anche utile accendere un po' il webasto e... Ho sbagliato, ho detto webasto anziché Eberspacher. Tantissimi, ma veramente tanti di voi ci hanno detto: ma perché non installate un CB? Perché non avete un CB? Noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo sempre avuto, ma è assolutamente inutile, perché noi viaggiamo da soli e quindi con chi parli? Non saprei neanche con che canale inserire qua per parlare con gli altri camionisti che magari invece lo usano. Viaggiando in carovana invece lo ritengo una cosa non fondamentale, ma molto molto comoda. Infatti in realtà per questo non ce l'avevamo quando facevamo magari dei viaggi insieme ad altre persone. Ce l'abbiamo qua, ma è montato. Perfetto. Simone intanto sta smontando un po' del telaio portaruote. L'escavatore sta arrivando per smontarci tutto l'ambaradan. Ma che bella tutina! L'hai vista? Qua non si scherza con la tuta. Ah, viene direttamente Giuseppe! Fa un po' impressione vedere smontare tutta questa cosa con questo macchinario enorme. Ok, adesso hanno assicurato con le catene tutto il telaio. Adesso Simone deve svitare i quattro angoli che per adesso li aveva solo allentati. Piccolo bulloncino. Questo pezzo se ne va dopo più di 5 anni di montaggio su Valentino. Diamo una sistemata. No, aspetta, però poi ritorna. Ritornerà sistemato, speriamo, però ritorna. Speriamo. Adesso, ultima fase che dobbiamo fare noi, gli altri stanno già sabbiando il telaio. È sistemare un po' questi punti di ruggine che avevamo proprio sul camion. Qua c'è qualcosa, lì c'è qualcos'altro. Sistemiamo questi ultimi punti e finiamo la verniciatura di tutto il telaio del camion. Vamos de smerigliación! Mazza, questi occhiali ormai sono cotti, non sono più trasparenti. Sono tutto appannato. Sono tutto impolverato. Ho finito di grattare le parti che voglio sistemare della carrozzeria posteriore e delle varie siliconature. Qui non avevo ancora messo la protezione della siliconatura che praticamente separa la parte di ferro dalla parte in fila di vetro, ma ce l'ho e quindi gliela vado a mettere, per quello sto preparando anche bene la superficie. Adesso ci passo un po' di accondizionador, quello che ho comprato qua praticamente è un po' di convertitore, nonostante abbia grattato tutto bene. Ho qua il mio barattolino di fosfatizzante, vado a passarlo un po' su tutte le parti che ho trattato. Ragazzi, eccolo qua il nostro portaruote sabbiato, sembra nuovo. Magnifico. Mi stavo preparando a dare la prima mano di vernice, ma sta già iniziando a piovere, quindi giro il camion, almeno là dietro riesco a lavorare anche se dovesse piovere. Parto con la sigillatura delle fasce, ho qui un po' di colla poliuretanica. Non è Sika, questo è della Fischer, una marca conosciuta anche da noi. L'adesivo non mi sembra male, però la confezione è pessima. La colla poliuretanica è molto dura di suo.
e se la confezione non è fatta più che bene si fa fatica con questa pistola a spingerlo. La confezione si deforma tutta perché non ce la fai a spingere. Simone ha finito la giornata di lavori con il silicone. Cioè, sono sporca anche in faccia? Le mani? Le mani sono rosse perché ho messo un po' di diluente dentro una bottiglia della Coca-Cola e si è scolorita tutta. Ma abbiamo anche un ospite sulla gomma. Luci, mostra l'ospite. Eccolo qua. Non so se la GoPro metterà a fuoco. È un bruco che secondo noi sta per diventare farfalla. Si è attaccato con la bava di seta alla nostra gomma. Pazzesco! Abbiamo ricaricato l'acqua e oggi farò la seconda lavatrice da quando siamo qui. Perché in questi giorni ho lavato qualche cosa a mano per non fare tutta la lavatrice intera, ma oggi è veramente piena e quindi farò la lavatrice. Tra l'altro fuori c'è anche un bel sole, quindi spero che si asciughi bene. È bella pienotta. Sì, ci siamo. Ma fuori c'è un camion enorme che fa un rumore pazzesco. Io accendo la presa della lavatrice. Ho installato i copribordi. Ho siliconato ieri pomeriggio, il silicone non è ancora al 100% essiccato. Questo silicone ci mette un po' di più rispetto al sica, il che per certi versi potrebbe non essere male, ma in questo caso invece un po' me d'annoia, perché mi hanno già portato il rack completamente verniciato. Dopo che era stato sabbiato lo sembrava già. Gliel'ho fatto mettere qua per adesso perché non ero ancora pronto a installarlo. In realtà dopo che lo monterò voglio fare un paio di modifiche, due cose leggere. Io direi questa mattina proviamo a preriscaldare il motore. Proviamo 25 minuti, ho imposto 25 minuti. La caldaia è già partita, è veramente silenziosissima. Ok che è più piccola del Webasto, ma mi sembra anche in partenza un po' più silenziosa. Nel frattempo ho dato un tocco di vernice nella parte qua bassa, quindi questa è già pronta. Mentre aspetto... Lucia cosa sta combinando? Io ho recuperato una scatola di cartone e devo mettere via un po' di tutti i ricambini di Simone, della Loxona, li metto nel nuovo armadio. Bene, e mentre Lucia fa questa cosa e aspettiamo che la vernice asciughi un po', prima di rimontare codesto coso, vorrei fare un'altra cosa. Non smetteremo mai di trovare cose. Quasi all'inizio del nostro viaggio, in Cile, non ricordo bene in che città eravamo parcheggiati e un camionista facendo manovra per entrare dentro un supermercato ci ha cozzato qua e ci ha piegato questo parafango. A Panama, dopo parecchio tempo, avevamo provato a raddrizzarlo, ma non era durato molto perché è plastica, è veramente tosta. È tornata alla stessa posizione, come se avesse preso ormai questa forma. Quello che voglio provare a fare è magari smontare tutto, quindi questo parafango. Devo essere sincero, per la parte estetica non me ne frega niente, anzi, il problema, ogni tanto in fuoristrada, quando curviamo, succede che tocca un po' qua. C'è niente, però da un po' noia. La cosa di cui mi sono accorto in realtà da un po' di tempo è che non solo questo è piegato, probabilmente cozzando erano riusciti anche a piegarmi leggermente questo. Infatti vedo che rispetto all'altro abbiamo più o meno un dito di differenza. Abbiamo ancora tempo perché i nostri cerchi non sono ancora arrivati, sono ancora in mare. Non dovrebbe mancare tantissimo a regola, però abbiamo deciso che finché non arrivano non ci muoviamo da qua, non avrebbe proprio senso ormai. E quindi ci sono un po' di cosine da fare, proseguiamo con i lavori di ristrutturazione, diciamo. Ok, ho svitato tutte le viti, ora dovrebbe venire giù. L'avevo già fatto quando avevamo riverniciato la cabina la prima volta. Però sento che il Webasto nel frattempo si è spento e sono pronto a muovere il camion. È arrivato il momento di rimontare il telaio portaruote. Tutti i cavi appesi dietro. Intanto provo un po' a mettere in morsa questa parte per vedere cosa succede se provo a piegarla. Secondo me all'interno è caricato con del ferro per forza, perché vedo che reagisce, nel senso sembra tenere un po' la forma. Questo deve essere in qualche modo caricato perché è previsto che uno ci metta sopra i piedi per entrare dentro la cabina, quindi è molto robusto.
non lo scaldo perché ci avevamo già provato una volta a scaldarlo a Panama e praticamente questa plastica si rovina subito. Bisogna farlo a freddo, c'è poco da fare. Qualche martellata questa parte bassa che era un po' piegata, non so di preciso di quanto. Per assestare un altro paio di colpi fatti bene devo spostare la gomma. Ho qui il martello di Thor e con questo credo di dargli quell'altro mezzo centimetro che forse manca. E tu che stai facendo? Nel frattempo la lavatrice ha finito, quindi stendo i panni. Bene, adesso raddrizzo un po' con la pinza questo profilo e misuro tenendo in considerazione le misure che ho dall'altra parte. È l'unico riferimento che ho. È arrivato il muletto e quindi adesso montiamo il telaio. Adesso, mentre il muletto tiene su il telaio, Simone deve riavvitare le viti. Secondo bullone. E adesso quelli più scomodi in alto. Un pochino di avanti. Ci siamo quasi, deve solo avvitare l'ultimo bullone. Simone sta finendo i lavori sul parafango. Hai finito? No, sto facendo una modifica. Aggiungo due viti perché l'ultima parte di tensionamento per eliminare questa curvetta qua non riesco a darla in morsa e quindi proverò a fissarla direttamente in sede. Adesso che ho raddrizzato questo e quindi faccio altri due buchi nuovi qui in modo che sia più robusto. E vamos. Comunque qua dentro facendo i buchi ho capito, questo qua è tutto ferro. Nel frattempo io ho steso il bucato, c'era più roba del previsto, ho dovuto stendere doppio filo. Il capannone ormai è nostro. C'è una confusione totale. Faccio i nuovi buchi qua sul parafango. Allora, non sono riuscito a sistemarlo perfettamente, c'è ancora una discreta ansa qua, però ho sistemato il problema iniziale, quello più importante, ovvero che ora il parafango non è più così vicino alla gomma. Potrei sistemarlo solamente mettendoci qualcosa dietro che lo tenga in sede, con delle viti, non lo so, però no, vabbè, è poco importante. Abbiamo finito di avvitare tutto finalmente, meno male perché sta venendo a piovere. Tutto a posto. Sì, la parte adesso stringo bene, ho già dato ma gli do ancora. La parte di allineamento ci abbiamo messo un po' perché con una corda sola non è facile. Adesso dobbiamo riattaccare tutti i fili che Simone aveva staccato, però dai, siamo a buon punto. Meno male che non ha piovuto tanto e queste nuvole hanno protetto un po' da quel sole che è arrivato poco prima della pioggia, che era cocente. Non c'è una via di mezzo, ma ce l'abbiamo fatta. Bene ragazzi, adesso che abbiamo tutto rimontato al suo posto, dobbiamo ripristinare gli impianti elettrici e poi farò anche una piccola modifica. Ma però mi sa che non ho più le fascette nere, quindi sarà un problema, dovremo andarle a prendere. Siamo da quassù riavvitando i fari. Ok, intanto avvito tutto, poi le fascette le metterò in seguito. Questa è la nostra videocamera, qui ci sarebbe la copertura che è motorizzata, che io ho bypassato in modo tale da aprire e chiudere manualmente. Ho detto un pulsante per farlo, non me l'ho mai fatta vedere questa cosa. Siccome mi sto rendendo conto che questo pulsante non funziona tanto bene, e vi dirò, mi sta venendo anche il dubbio che il problema che ho avuto al winch possa essere dovuto a questo pulsante che a un certo punto non ha lavorato bene, per non rischiare voglio modificare sta roba e farla un po' più seria. Voglio provare a usare questi pulsanti che ho per farla a due pulsanti, uno per salire, uno per scendere, con delle connessioni separate che mi sembrano molto più affidabili. Vado a fare questo trabacchito,
smonto tutto quanto. Tra l'altro questo aggeggio era già, diciamo, predisposto per avere due pulsanti. Per prima cosa fisso i miei due pulsantozzi qua dietro, così vedo se ci stanno. Ci devo aggiungere una bella rondellazza, perché sennò lo spessore non è sufficiente. Questi sarebbero anche stagni. In realtà non è che devono rimanere all'aperto, però qualche goccia d'acqua devono poter resistere. Bene, adesso faccio i cablaggi. Sono semplicissimi. I due laterali. Devo fare solo un ponte tra i due pulsanti e nada más. Mi sono fatto il mio ponticello. Bene, il cablaggio l'ho fatto. Adesso richiudo tutto e poi lo provo. La scatoletta si chiude senza problemi, perché molto spesso in questi aggeggi montano già dentro l'inversore, che io invece ho molto più grosso esterno. Facciamo una breve pausa ai lavori. Stiamo andando a San Miguel. Ragazzi, prima sosta ci siamo fermati in una ferretteria lungo la strada, strafornita, veramente grande, sembra un Home Depot ma non è, è incredibile, mai visti in nessuna parte in Latino America, neanche negli Stati Uniti. C'hanno i raccordi PEX come quelli europei, uguali in millimetri. Questi ero convinto di non trovarli mai più da nessuna parte. Cioè ragazzi, rispetto all'Home Depot, altissimo livello, c'hanno veramente tutto, ma tantissima roba. Io ero venuto in realtà per le fascette. Le fascette non è che andiamo tanto bene. Qui quelle nere non si usano. Si usano di più quelle bianche. E non le trovo enormi. Procediamo con il seguito del lavoro. C'è un po' di casino sul nostro tavolo. Potrei anche sistemare, effettivamente. Dedichiamoci un attimo al fascettamento e poi faremo anche questo. Credo proprio che mi serviranno tutte. Sono 25, mannaggia. Non sono tante, vi posso assicurare. Do fondo alle mie riserve di fascette. Io sento, tra l'altro, comincio a sentire già dei profumini qua. Pure mattina abbastanza presto. Luci, ma stai cucinando? Sento profumini. Cosa stai cucinando? Sto facendo una torta che però volevo dare ai ragazzi qua che lavorano, quindi non è per noi. Ah, poi fai una anche per noi. Ma veniamo alle modifiche. Non mancheranno mai le modifiche. Qui ho il connettore a cui attacco il nostro comando remoto. Quello che ho modificato e ho sistemato. Questo è il ricambio che abbiamo. Ed è una soluzione stracomoda, perché è molto comodo avere un comando remoto quando devi scaricare le gomme e devi lavorare insieme al comando. Insomma, stracomodo. Però, siccome noi utilizziamo anche lo stesso winch per alzare il portellone posteriore, in realtà tirare fuori il controllo e attaccarlo solo per alzare il portellone non è che sia poi proprio così comodo, nel senso si può migliorare. Quello che pensavo di fare è mettere qui sotto dei pulsanti che mi consentono di, in maniera fissa, di tirare su e giù il portellone. Questa è sicuramente una soluzione molto comoda. In realtà però non è proprio il massimo, nel senso che chiunque potrebbe andare lì sotto, schiccia e fa casino con il nostro winch. Normalmente i winch, quando noi ci muoviamo, sono sconnessi elettricamente, quindi questo problema non ci sarebbe. Che succede? Che te lo puoi dimenticare. Può succedere. Quindi quello che pensavo è usare due pulsanti, ma che magari abbiano anche una chiave. Ora, io questa chiave non ce l'ho. Dovrei recuperare qualcosa di piccolo che possa essere attivato. Però intanto il cablaggio lo voglio fare. Quindi farò un sistema di sicurezza. Voglio usare tre pulsanti. Diciamo che sarà il controllo, dovrò tenere sempre premuto. E con gli altri tirerò su e giù. Insomma, è già qualcosa. È già qualcosa. Qualora ci dimenticassimo, è già qualcosa. Poi più avanti sostituirò il terzo pulsante con una chiave. Qui ho una scatoletta con dei pulsanti che avevo preso un po' di tempo fa, perché sta modifica ce l'avevo già in mente. Ora finalmente l'ho tirata fuori e posso utilizzarla. Ok, cablaggio terminato. Naturalmente la scatoletta, avevo preso questa stagna. Ho smontato la mia scatolina dove c'è il connettore per il comando remoto. Dovrò far passare un nuovo cavo. E questo è il portagomma che c'era già. Qui ce ne ho un altro che però è più piccolo, io non ce l'ho di questa misura. Ho un sacco di nipple e quindi vado a usare un nipple e non cambia niente, va benissimo. Metto un po' di teflon, poi siamo a posto a rincollare la scatolina, anche se stavo pensando di avvitarla questa volta, vediamo un po'. Ok, ho deciso di avvitarlo, faccio un paio di buchi in modo tale che qualora dovessi fare un'altra modifica potrò smontarlo più facilmente. Questa volta togliere il silicone non è stato tanto facile. Chiaramente poi le viti le dovrò siliconare.
creo una guarnizione con il silicone nero. Questa servirà solo da guarnizione, non per tenere su la scatoletta. In questo modo smontarla dovrebbe essere più facile. Adesso metto il filo del controllo in una guaina nera in modo tale da proteggerlo. Anche se non serve, siccome qui avevo già un passacavo stagno, metto questa guaina autoagglomerante qui insieme alla guaina nera in modo tale che sia il giunto sia un pochettino più stabile, insomma mi piace un po' di più. Ora devo fare un paio di buchi per far passare le fascette in modo tale da stringere il cavo che arriverà da sotto. Bene, adesso che ho fatto la misura, qui aspetto a attaccare questa, perché questa invece la dovrò proprio incollare, non ho la possibilità di mettere delle viti, quindi questa gli metterò un po' di colla. Qui vi lascio un po' di ricchezza che non si sa mai, tanto lì non mi dà fastidio, e con le due fascette qua siamo abbastanza a posto. Bene, prima di chiudere tutto è il momento di fare la prova, perché se no silicone, avviti e dopo devi smontare tutto. Ho qua il mio telecomandino, tra l'altro quello modificato, che mi gusta molto, deve essere sincero, molto veramente bene. E qua ho i miei pulsanti. Vediamo un po' se va. Su, giù. Ok, questo funziona, modificato, ottimo. Se premo solo questo non funziona, se premo solo questo non funziona, ottimo. Devo premere con due dita, uno e l'altro, questo lo tengo premuto. Questo funziona e questo funziona. Senza un peso attaccato si fa sempre fatica, devo appendermi perché sennò si arrotola male, quindi non devo muoverlo più di tanto. Ebbene, posso sigillare per bene tutto, direi che abbiamo fatto un buon lavoro. Anche questa è una modifica che avevo in mente da veramente tanto tempo. Bene, ho terminato il lavoro incollando la mia scatoletta. Ci ho messo questi sostegni, domani mattina li toglierò perché questa colla ci mette un po'. Siamo a posto, anche questa cosa è terminata. Ragazzi, nuovo trabacchito per terminare un po' tutto quello che dobbiamo fare. Come vedete qui non ho ancora montato il gavone laterale perché lo devo sistemare prima di montarlo. Ma la cosa che vogliamo fare è fare una piccola modifica a quella specie di rack che avevamo per mettere le nostre tavolette. Andava bene per l'amor di Dio, però crediamo che si possa migliorare. Quello che voglio fare è provare a costruire qualcosa che sia un po' più chiuso, che chissà, magari quando non è occupato dalle tavolette possiamo utilizzarlo anche per qualcos'altro. Quindi vorrei sostanzialmente costruire una scatola qui. La cosa da fare è costruire un supporto al quale poi avvitare una scatola, niente di così complicato. Bene, andiamo a fare una base in ferro con due supporti che andrò a avvitare ai miei montanti. Prima chiaramente la dovrò verniciare. Bene ragazzi, adesso che ho i miei pezzi tagliati, voglio, per disturbare il meno possibile, voglio provare a saldarmeli da solo. È inutile che vi dica che qui di saldatrici ce n'è in abbondanza, quindi non è un problema. Non ho chiaramente mai usato una saldatrice così grande. Io ne ho usata una relativamente più piccola, non tanto più piccola. Provo a divertirmi un po', vedere se riesco a trovare i settaggi per saldare sti pezzi. Però torno qua un attimo alla nostra base, mi prendo degli occhiali e dei guanti che ho per saldare. Per prima cosa, come ogni buon saldatore fa, preparo il pezzo. Sguantos. Devo togliere tutta questa bava. Ragazzi, dovete sapere che saldare a me piace tantissimo, tantissimo. È veramente un'arte. Ok, adesso che ho preparato i pezzi, li vado a presentare nella posizione in cui li devo saldare. Mi sono tagliato la punta del filo e provo a puntare perlomeno la parte, così vedo come risponde la saldatrice e poi capiamo. Me lo tengo fermo con una pinza, tanto devo solo puntarlo. Per puntare va bene, però mi sembra un po' poco potente. Adesso capiamo. Ok, il primo pezzo l'ho puntato, ho modificato leggermente i parametri, ora mi sembra che vada meglio, poi quando salderò bene mi renderò conto. Vado a fissare anche l'altra parte. Casco che non riesco a regolarlo, non farlo stare su. Ho puntato la mia base, adesso vado al camion a provarla per vedere se va bene prima di saldarla definitivamente. Però devo togliere quelle fascette che tengono la freccia che ancora non ho sistemato. Allora, con le misure più o meno ci siamo, però questa piastra è veramente tosta, probabilmente un po' troppo tosta per quello che dobbiamo fare. Quindi sto pensando di fargli
un paio di buchi per alleggerirla un po'. Visto che ho solo puntato, vado a staccare, faccio fare dei buchi. Gli facciamo due bei bucozzi e vediamo di quanto si alleggerisce. Ok, così effettivamente è un po' più leggero. Vado a limpiare la parte che abbiamo tagliato. Ok, adesso punto nuovamente i pezzi. Riproviamo il pezzo. Non so. Ok, ci siamo quasi. Devo solo sgremare un po' questa parte perché qua abbiamo questo angolo che tiene il parapolvere che mi dà un po' noia. Bene, procedo con la saldatura finale, poi dopo sgremerò col flessibile quella parte di sopra. Però non voglio saldarla tutta perché sicuramente si piegherebbe, quindi farò dei piccoli punti di saldatura. Cercherò di fare del mio meglio. Parlo con la squadra se man mano che saldo se si perde la bolla, ma faccio un po' di saldatura alla volta e a seconda di dove tira il pezzo saldo da una parte o dall'altra. Bene, adesso ho tagliato la parte che era di troppo e la vado a sistemare con i flessibili. Bene, la base è quasi pronta. Stavamo pensando a come fare la cassa. Siccome qua hanno restaurato un mezzo, tra l'altro quell'Astra 8x8 che c'è parcheggiato là, e hanno dell'alluminio mandorlato che devono buttare via perché hanno rifatto dei parafanghi in acciaio, in realtà quell'alluminio io lo potrei riciclare e stavo pensando di farlo in alluminio mandorlato questa scatola. Il tema è che andrebbe fatto tutta rivettata perché saldare l'alluminio qua non si può e quindi non varrebbe la pena di andare a portare fuori la scatola a saldare. Però rivettata non è mica male perché è molto robusta se rivettata bene. Quindi stavamo pensando di piegare un po' di pezzi come avevamo fatto con il nostro vecchio Unimog, avevamo fatto una roba simile. Potrebbe funzionare, andrebbe tentato. Ma è arrivato il momento del cibo. Bisogna anche mangiare. Che se magna? Frittata con la pasta avanzata di ieri e zucchine con cipolle. Ah, zucchine con cipolle mi sembra una buona cosa, io me l'assaggio subito. La focaccia con le cipolle, non so perché mi è venuta in mente. Che buona! Buon appetito! Questi sono gli Astra 8x8 che usano per trasportare i tubi sulle piste dove poi verranno posati. Tubi come questi, immagino, cioè una roba enorme. Ne hanno diversi, mi sembra più di una decina. E sono mezzi pazzeschi, ragazzi. Questo qui è qui perché deve fare un bel po' di manutenzione. Dentro ne hanno un altro. Ci sono questi parafanghi che sono fatti di alluminio che qui stanno rifacendo con l'acciaio. E qui infatti ci sono questi pezzi che sono stati buttati, insomma. E quindi gli ho chiesto se posso riciclarli e mi hanno detto di sì. Quindi devo smontarmeli però. Per noi va benissimo, mi servono dei pezzi, delle piccole parti, quindi cioè è tanta roba per noi. Devo solo smontarli, raga. Dobbiamo solo smontarli. Mi stanno trasportando il rottame qui e adesso gli daremo nuova vita dopo anni trascorsi nelle piste. Muy bien. Gracias. Ahimè è rivettato e incollato, quasi lo stesso metodo che ho utilizzato lassù, quindi ci vorrà un po' a scollarlo, mi metto al lavoro subito. A guardare così mi sembra proprio che sia stato utilizzato il sicco che ho usato io. Vado con la spatolozza bella robusta. Tada! Staccata. Ammazza che calore. Luci! Un po' d'acqua, sto morendo di sete, ho staccato l'alluminio. Ah, adesso è andato via il sole.